Stamattina parleremo di un ecosistema, l'ecosistema del bosco. Andiamo a vedere differenti tipi di bosco. Abbiamo il bosco di pianura, il bosco di collina, il bosco di mare e il bosco di montagna. In pianura, se la zona è ricca d'acqua, possiamo trovare boschi di betulle e di pantane, alberi che hanno bisogno di ambienti umidi. Se i boschi si trovano vicino al mare, spesso sono formati da pini marittimi. Vedete le immagini? Che sono quelli che noi vediamo nelle nostre zone. In collina, gli alberi del bosco saranno soprattutto di latifoglie, come il castagno, il faggio e la quercia. Latifoglie, vi ricordate, sono gli alberi che hanno le foglie molto larghe. In alta montagna troveremo alberi capaci di adattarsi al clima più freddo. Spesso sono alberi di aghifoglie come abeti, pini e larici. Sono gli alberi che hanno le foglie a forma di ago. L'importanza del bosco. Andiamo a vedere perché è importante il bosco. Il bosco è molto utile e importante per la vita dell'uomo e per quella degli animali. Infatti, gli alberi del bosco producono ossigeno. Proteggono l'ambiente dalle frane perché le radici tengono fermo il terreno. Poi fanno da barriera al vento, alle branche e alle alluvioni. Andiamo a vedere le piante e gli animali del bosco. Nel bosco ci sono alberi molto alti che formano la parte più spettacolare dell'ecosistema, ma anche il sottobosco è ricco di vegetali, arbusti e frutti. Vedete, ci sono gli alberi alti. Ma in basso abbiamo anche alberi più piccoli, abbiamo gli arbusti, vedete qua un arbusto, abbiamo funghi. Andiamo a vedere ora, in questo ecosistema diversi animali trovano un ambiente naturale in cui vivere. Ci sono mammiferi come il capriolo, la lepre, lo scoiattolo, il riccio, la volpe, il cinghiale e la donnola. E ci sono anche numerosi uccelli come il picchio, il merlo, il gufo, il fagiano. E rettili come la biscia e la vipera, non mancano gli insetti e tante altre specie diverse. Vedete qua, ho messo vari tipi di animali che vivono nel bosco nell'immagine. Potete ben vederla. Le immagini sono tratte da internet e da siti di altre insegnanti per preparare una lezione a distanza per il Covid-19, a causa del Covid-19.